Sì, assolutamente. Allora, banche, assicurazioni e investimenti finanziari, appunto presieduti dalla Consob, che è l'autorità di vigilanza di settore, come Consob, quindi come autorità di settore, ma anche penso per le altre autorità di vigilanza come Banca d'Italia e IVASS, è importante che il risparmiatore e successivamente l'investitore siano senz'altro seguiti anche nella fase preventiva afferente appunto all'intermediario finanziario col quale approcciarsi, visto le insidie che soprattutto il canale digitale, il canale internet in questo periodo sempre più spesso può riservare ai risparmiatori, che purtroppo sono spesso vittime di vere e proprie truffe finanziarie. Quindi una educazione finanziaria e tutela preventiva, quindi in una fase ex ante, e laddove questa non sia fattivamente possibile, l'autorità, nella specie Consob, interviene anche successivamente con provvedimenti adottati nei confronti degli intermediari finanziari non autorizzati, intermediari finanziari abusivi. È un fenomeno dilagante che interessa in particolare il settore del digitale, perché sono operatori che si rivolgono agli investitori, ai risparmiatori tramite il web, proponendo delle piattaforme online, ma sono piattaforme fittizie, non reali, dove vengono impiegati somme di denaro che poi difficilmente i risparmiatori vedono. Ebbene, la Consob interviene rispetto a questi fenomeni, rispetto a questi siti internet di intermediari finanziari abusivi, adottando tutta una serie di provvedimenti, tra i quali quello di più recente introduzione e maggiore efficacia è quello dell'oscuramento dei siti internet, cioè di bloccare la possibilità per i consumatori, gli investitori italiani, di accedere ai siti che la Consob ha accertato essere riconducibili a operatori abusivi. Da quando questo potere ci è stato attribuito, prima dell'estate del 2019, la Consob a oggi ha oscurato più di 720 siti, molti altri ce ne sono da oscurare, tuttavia insomma, ecco, questa è la vigilanza che la Consob esercita nei confronti dell'intermediazione abusiva finanziaria. Insomma, è un grande passo in avanti in questo senso. Un grande passo in avanti che ci consente di intervenire in maniera molto più effettiva, più efficace rispetto all'abusivismo perpetrato online. Avevamo già altri poteri, prima adottavamo ordini di cessazione che tuttavia non venivano adempiuti dall'intermediario abusivo, che quindi continuava a svolgere la propria operatività online. Grazie invece a questo potere ci consente di inibire l'accesso e far sì che una volta che gli utenti tentino di accedere ai siti che la Consob ha ritenuto abusivi venga visualizzata un'avvertenza a nome della Consob, con il quale vengono informati che tramite quel sito le iniziative che venivano promosse erano abusive, in maniera tale da non dar più seguito all'operatore telefonico che li ha instradati su quel sito anche in futuro. Ottimo.